Buongiorno, anche se in realtà non è un buongiorno proprio per niente, perché domani dobbiamo andare a vedere una location per il matrimonio, che è quella che io preferisco più di tutte, e domani andiamo a vederla dal vivo. Fino a questa settimana la data che noi avevamo scelto era libera, oggi invece mi scrivono che la data è occupata, quindi o speriamo di trovare una data alternativa in cui la location è libera per poter prendere quel posto, oppure ci tocca cambiare posto. Io lo sapevo, ci avrei scommesso quello che volevo, che non avrei avuto quel posto lì, perché io sono sfigata. E sicuramente ci sarebbe stato qualche cosa che non andava dritto, non andava per il verso giusto, quindi la mia idea era giusta. E infatti, guarda caso, oggi, che è il giorno prima che dobbiamo andare a vedere la location, mi dicono che è già stata prenotata durante questa settimana per lo stesso giorno. E mi girano le scatole in una maniera tremenda, perché è veramente quella in cui volevo andare io. Quindi spero di riuscire a trovare un'alternativa, ma io ci perdo le speranze, perché tanto lo so che non va mai niente al 100% come voglio io. E sicuramente andrà a finire che non potremo avere quella location neanche un altro giorno, perché come minimo sarà prenotata per tutto agosto e tutto settembre 2018. Non ci sarà neanche un buco in cui potremo infilarci noi, e quindi dovrò cambiare location e ricominciare da capo, perché io andare in un posto che non mi piace non ne ho proprio intenzione, perché sarebbe assurdo andare in un posto che non mi piace. Quindi io spero veramente che domani riusciamo a trovare una soluzione per avere quella location lì, magari anche in un altro giorno. E guarda, io faccio pronostici perché tanto ormai mi conosco. Se riesco ad avere quella location sicuramente pioverà, ovviamente, perché non può andare tutto liscio. Quindi oggi la dieta va a quel paese perché sono nervosa e mi mangio un mini cucciolone dei Minion. Ma è tornato, Welcome, 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 benvenuto, è tutto per te questo nostro saluto. I'm Dora e loro i miei amici. Non sai neanche tenere ferma la telecamera? Dai, vabbè. Taglia. Smettila! Taglia. Wow, taglia. Smettila! Sei un babbeo! Poi volevo fare complimenti a Mauri perché, dai, come agli alcolisti anonimi. Buongiorno, sono Maurizio. Buongiorno, sono Maurizio, ho 28 anni e sono 30 giorni che non mi fumo una... Sigarette! Mauri, le sigarette! Dai! Minchia quanto siete vecchi, le sigarette, siete vecchi, sono bella. Mauri, sì amore, di te da sola, minchia che figa, no, minchia. Davvero, sì, guardami, davvero. Oggi non sono brutta, proprio il fagiano lì. Sei sciocco, ma perché ti sei messo tutta sta roba in faccia? Cosa ho messo in faccia? Ho messo il fardo, il chard, l'ombretto, il chakra, il chakra. Ho messo il fardo, ma lo metto sempre. Tu sei bianco. Ho messo non la matita. La roba rossa addosso, che diventi rossa. Mauri, si chiama fardo, si mette apposta per sembrare vivi. Sì, ho capito, ma a me piace quando sei bianca bianco latte. Ah, se ti piaccio morta. Se tu mi metti il fardo e diventi rossa, mi sembri capito. Sei meno di complimenti oggi tu, non potevi rimanere a Bologna? No, non fare così. Oh, che bei capelli morti. Hai visto? Sono morbidissimi. Hai visto? Come mai, amore? Non lo so. Come mai, amore? Dici come mai i capelli morbidi. Segreto. Noi usiamo a bava dell'omaca. Che schifo. Te l'ho detto che la zia faceva mangiare la bava della lumaca viola per la tosse? Sì, c'era bene. Me lo diceva io, la producevo io. No, bava di lumaca. Sono di Mauri. No, davvero. Ci abbiamo le lumache. So che avete le lumache. Cosa? E comunque ho smesso di fumare, mi hanno mandato a lavorare dove fanno le sigarette. Ovvio, alla Philip Morris. Ma te l'ho detto, Mauri, è un test per vedere se sei convinto. Un test per vedere se sei stronzo. No, è un test
questo, vedi, questo qui è il karma, è la provvidenza divina, è il destino, è lo yin e lo yang. Sbagliato anche in strada, cazzo. Questo qui è il destino che ti mette alla prova, è per vedere se tu davvero sei convinto di quello che fai. Ho sbagliato strada. Che sbagliato strada. Amore, ma sai che mi sono saltate in mano delle foto tue mie di quando eravamo più giovani? Amore, eri bellissimo. E ora ho il dentista. 6:30 mi sembra. Adesso vomito. Arcadia. I'm done. Supera dalla sciura. Quanto ne sanno i 2000 delle macchine del 96? Guarda che quest'anno la mia macchinina diventa auto d'epoca. Sì, auto d'epoca, è talmente vecchia che sta andando in pezzi. Però no. È d'epoca. Non è vecchia, è d'epoca. Anche una vecchia è d'epoca. E che mo una casa vecchia gliela facciamo nuova e ci rompono pure i coglioni. Che? C'è la qualunque. Quando costruisce sul villaggio è vero, antico, è vero. Dice adesso una casa vecchia gliela facciamo nuova e ci rompono anche i coglioni. Invece di ringraziarci, capito? Giusto. Siamo dal meccanico dove Mauri ha lasciato la moto quando ha fatto l'incidente quest'estate, perché adesso ha avuto l'autorizzazione dall'avvocato per poterla vendere, perché non poteva, perché c'era in ballo assicurazioni varie e niente, adesso invece gli ha dato il via libera, quindi è qui dal meccanico per vedere un attimo cosa fare, se sistemarla e venderla sistemata, se non sistemarla e venderla usata, cioè usata, rotta, vedere un attimo cosa gli conviene, cosa fare, visto che tanto la moto non la userà più. Un po' mi dispiace, perché era una passione, quindi ovviamente quando le passioni le devi abbandonare non è piacevole. Però d'altro canto ha rischiato tanto, ha rischiato veramente tanto, cioè gli è andata di fortuna, quindi da un lato mi dispiace, dall'altro lato ho tirato un sospiro di sollievo quando ha deciso di non usare più la moto, così almeno non sto in paranoia e in ansia ogni volta che esce di casa con la moto. Però Mauri mi ha detto che lui è un po' così, è un po' on e off. Quando è su on, quando è su off, basta. Perché gli ho chiesto se non gli dispiace il fatto che non può più usare la moto, comunque era una sua passione, ci teneva tanto, le ha fatto la corte per anni a questa moto, alla fine l'aveva comprata, se la stava gustando, e poi dopo abbandonarla ovviamente ti lascia un po' l'amaro in bocca. Quindi gli ho chiesto se comunque era una scelta fatta a malincuore, ovviamente, se non gli viene mai la voglia di farsi un giro ancora, però ho detto che ormai è su off, quindi assolutamente no. Ma sei romanticone. Quante ne hai prese? 5? Pensavo che non le facevano più, erano buonissime queste qua, le prendevo da piccolina. Queste qua come minimo sono 25 anni che ce l'ha a casa e le ha messe qua da me. Ma no, dai. Sono dure come il cemento armato. Non è vero, sono morbide. Sto scherzando. Sei cacciapalle. La tua cosa c'è scritto sopra? C'è scritto frizzi pazzi tu. Te la sei scelta o l'hai presa a caso? Ecco, ogni tanto dovresti venire qua a prendere le caramelline di Lupo Alberto. Ma cosa stai innaffiando te, le ortiche? Eh? Ciao ragazzi, mi sono giocato. Quello sui piedi, eh? No, sui piedi. Ciao belle. Ciao ciao. Ciao, saluta Sofì. Salutate Paolo, ciao. Wow, dove vai? Ma c'è una margherita anche in testa, eh? C'è la margherita anche in testa. Tutto è innaffiato. Ciao. 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 Ma sei
in alto, Sofì. Ma vanno in casa italiana. Nico, tienilo forte. Mi sa che è il cane che porta a spasso Nicole. Comunque si vede buissimo qua, Mi hai fatto spaventare, Sofì. Volare. Nico, tienilo, sta sul marciapiede. Posso portarlo io, Astor? No. O la mamma? No. Dai, vado a portare la mamma. No. Vedi, attenzione. Meglio, c'è più luce. Ti è venuto voglia di gelato, te? No, per loro. Ah. Io voglio solo più bene. Vedi, questo venerdì caldo, che sembrava quasi inizio estate, ti ha dato la testa. Hai anticipato di 3 mesi le uscite serali. Non è possibile. Come fa il cane, Sofì? Come fa il cane? Dai, le patate. No, giù. Le ciabatte non si mettono così. Sempre così le mette. Sì. Non si mettono così, Sofì, si mettono così le ciabatte. Guarda. Vedi anche gli stivaletti, le pantofole tutto, all'asilo. Anche le scarpe, così si mettono, vedi? Così sono diritte, non così. Così è storto, vedi che è storto. Le punte vanno dentro, non fuori. Ma io sei un indiano. No, che paura! Che paura! Così c'ho i piedi storti, mamma. Tipo così c'ho i piedi storti. Mamma, tipo così c'ho i piedi storti. Sofì! Mamma, si tengono così.